Buongiorno, buongiorno, buona settimana, bentornati a Tech Talk, l'appuntamento quotidiano che abbiamo ogni giorno appunto su Repubblica, su YouTube e su altri social per parlare di tecnologia, di futuro, di innovazione. Oggi parliamo di musica e parliamo di musica e di tecnologia perché devo dire che quando qualche settimana fa si è cominciato a parlare di questa nuova cosa, gli NFT, io ero sicuro che uno dei primi in Italia, il primo in Italia ad applicarla alla musica sarebbe stato il nostro ospite. Davide Busta, Subsonica, per chi non lo dovesse conoscere. Benvenuto, Davide. Grazie, grazie dell'ospitalità. Buongiorno a voi. Ciao Riccardo. Intanto, questi NFT, vediamo se tu sei più bravo di me a spiegarli in parole facili. Cioè, la blockchain che rende unici dei pezzi di digitale, in questo caso di musica. Come la Esatto, raccontiamo? ecco. Come la raccontiamo a chi ci segue? Allora, come raccontarla in maniera veramente molto semplice? E immaginiamo che io faccia qualche cosa, faccio una composizione e che ve la registri, per esempio, su una cassetta sola e poi butti via qualunque altra cosa e quella cassetta ve la consegna a mano. Quindi voi siete gli unici possessori della cassetta, un po' come quando si facevano le compilation per la fidanzatina. Io ti faccio quello che devo fare, lo metto lì dentro e te la consegno a mano. Da quel momento quella è completamente tua e devi averne tu la cura. Non Bene, ce ne sono altre copie. l'hai detto in modo molto poetico. Fondamentalmente, attraverso la blockchain, che è un'altra tecnologia ancora, uno prende un pezzo di digitale e è come se lo autografasse, lo rendesse unico. In realtà ci sono delle copie, ma non sono autenticate, tra virgolette, Non sono corretto? autentica, è come la banconota e la sua filigrana, insomma, per capire se è Esattamente. originale o no. Più o meno il Ed è un concetto è mercato quello. nuovo che è partito un anno e mezzo fa, quest'anno ha avuto grandissima crescita. C'è stata un'opera d'arte venduta da Christie's per oltre 60 milioni di dollari, anche devo dire bellissima, faceva molta impressione. Vengono vendute le immagini delle NBA di basket, le clip originali anche qui autenticate, e viene venduta la musica. Quindi diventa un nuovo filone per rendere autentica, unica, speciale l'arte, in questo caso la musica. Cosa hai fatto sabato? Allora, noi abbiamo fatto questo lancio, questo drop, come si dice, e abbiamo, come dire, dato alla vita, perché alla stampa non si può neanche dire, questa piccola opera che è una composizione fatta di musica, immagini e matematica. Perché una delle cose bellissime del concetto di NFT, ma più in generale è quello naturalmente di restituire il valore artistico alla musica. Il che non vuol dire che non debba essere intrattenimento, la musica è intrattenimento, è uno strumento, ognuno lo utilizza come gli pare, però è anche vero che la digitalizzazione, gli streaming, tutta questa, come dire, forma liquida ha reso tutto un pochino più bidimensionale, si è perso un pochino di profondità di campo. Quindi diamo tutto per scontato, diamo per scontato il fatto di avere tutto a disposizione, tutta la musica del mondo, di poterci perdere nell'ascolto e anche utilizzarla in maniera molto distratta. Riportare la musica a essere arte significa, per chi la guarda, per chi l'ascolta, scegliere consapevolmente di fermarsi, andare a cercare, interessarsi, spendere per possedere qualcosa e ritornare a quel tipo di valore. Quindi abbiamo giocato con questa composizione, in realtà. Mi ha permesso, non avendo come dire fisime di pop, quindi fisime popolari, mi sono permesso di comporre con grande libertà. Quindi è stato un bellissimo viaggio. Ho preso il quadrato magico, è il quadrato magico di Marte, quindi il quadrato magico è il numero 5, che per chi non lo sapesse, è questo quadrato che si usava già nell'antichità come segno di protezione, una sorta di simbolo cabalistico. In questo quadrato ci sono le 5 righe, le 5 linee e la diagonale. Tutte queste sono formate da numeri, questi numeri non sono mai uguali, ma compongono tutti, o meglio, sommandoli, la somma è sempre 65. Quindi l'idea di prendere questo quadrato, che è un simbolo mistico e ti porta veramente lontanissimo, è una storia fantastica, trasformarlo in musica, trasformarlo in immagini, è stato un bel viaggio. Io sono un super amante del Novecento. Quindi per me tutto il movimento Fluxus e tutti i compositori che comunque hanno popolato dai primi del Novecento, dai minimalisti in avanti, quindi sull'idea di proporre un omaggio a Terry Riley e al suo pezzo in Do, ho fatto queste 25 celle che hanno tutti ritmi diversi, stesso tempo, melodie diverse, ritmo diverso, quindi puoi suonarne una per sempre, cinque per sempre, un row per sempre, puoi suonarle tutte 25 insieme, puoi fare tutto quello che vuoi. Però in questo caso tu hai Assolutamente composto un'opera apposta. sì. Quella è stata un pochino la differenza.
E se uno la volesse ascoltare fuori da, cioè se uno non l'ha comprata, chi l'ha comprata alla fine? È in asta, quindi È in asta. stanno Su quale sito sei facendo. andato per fare l'asta? OpenSea. No, makerplace.com. Ah, makerplace.com. Fino a quanto dura Makerplace.com l'asta? slash busta. La lasciamo aperta, proprio perché sappiamo che in Italia, cioè finché c'è, nel senso che all'estero sono più preparati a questo Sì. argomento. Qui in Italia è un pochino più complicato, quindi non aveva Però anche neanche vero che la senso musica è un dare. linguaggio universale, tu potresti rivolgerti a appassionati di tutto il mondo. Ma è assolutamente così, devo dire che ho più richieste dall'estero su questo tipo di operazioni che per Immaginavo. altro. Però quella è la bellezza, è universale, è lo strumento di arte più universale che possiamo Senti, conoscere, anche perché. spieghiamolo a Dimmi. chi invece non ha familiarità con gli NFT, che sono la stragrande maggioranza delle persone, immagino. Il pagamento avviene in una criptovaluta? Il pagamento avviene in una Ethereum? criptovaluta, esatto. E questa criptovaluta naturalmente va aperto un portafoglio. Io ho la fortuna di lavorare con questi ragazzi che hanno fatto questa startup deliziosa che si chiama Genuino, che si sono sempre occupati di blockchain e di garantire appunto il valore e l'unicità delle cose. Quindi, per chi dummy come me si approccia a questo mondo, basta andare sul sito di Genuino, per cui si occupano loro di aprirti il tuo wallet, il portafoglio Quindi, se virtuale, volete che guardare e probabilmente ti fa bene. ascoltare quest'ultima creazione di Busta, che è questo quadrato magico con 25 composizioni, si va su Genuino, si apre un portafoglio, si prendono delle criptovalute e si partecipa all'asta sul sito che hai dato prima. Corretto, corretto, anzi Allora, è ancora più semplice perché c'è www.davidedileo.com, nome e cognome sì, dell'artista presente, saresti tu. slash music is art. Lì c'è proprio scritto tutto quanto molto bene, proprio perché la musica è arte e questo ogni tanto purtroppo anche tanti miei colleghi devo dire se lo dimenticano, ma ce lo dimentichiamo un po' tutti perché poi Senti, se cominci. una particolarità di quello che stai facendo rispetto agli altri NFT che hanno avuto, tra l'altro, di cui si è parlato tantissimo, hanno avuto quotazioni pazzesche, c'è cioè un mercato che sta davvero esplodendo, è che in quei casi c'era qualcosa e poi uno decideva di renderla unica. Ti faccio un esempio più, no, appunto, le schiacciate della NBA. Tu vedevi il video della schiacciata dell'NBA e l'NBA diceva questo è unico, però tutti lo potevano vedere. Nel tuo caso, per ascoltare e guardare quello che tu hai fatto, bisogna per forza comprarlo. Non c'è un sample, diciamo, un assaggio fuori? No, ci saranno dei piccoli assaggi, ci sono comunque gli oppostati e come si dice adesso, ai noi comunque, diciamo che la vetrina social è servita, però la differenza, esatto, rispetto agli altri lavori è che questo è stato espressamente studiato per diventare un NFT, quindi per Questo è diventare davvero questo unico. tipo di opera d'arte. Certo. Questo è unico, è stata una bella sfida perché aveva forse anche poco senso regalare, come dire, regalare o mettere a disposizione qualcosa che era già stato fatto. È un valore di comunità. Io lavoro per questo, mi piace che la gente possa ascoltarlo, mi piace che la gente possa seguire un percorso per avvicinarsi anche a un tipo di approccio diverso, perché alla fine i musicisti, non dico che dobbiamo essere maestri perché nessuno di noi lo è, però se possiamo un pochino, come dire, dare qualche highlight, come dire, qualche punto di mappa diverso rispetto al solito, penso che sia anche doveroso in questa Senti, però in società. questo caso tu hai composto qualcosa che teoricamente ascolterà una persona sola. È un po' come era l'arte del 1500, che Leonardo faceva un quadro e il committente se lo metteva a casa e lo guardava solo lui, o la sua famiglia, o la sua corte. Sì, È però corretto. è corretto e ti dirò di più, io sono anche d'accordo su questo, perché ti dà una doppia libertà. La prima è quella di essere libero di poter fare esattamente quello che vuoi, sapendo che c'è qualcuno che stima la tua arte e che sceglie consapevolmente all'interno della stima che ha di te l'opera che gli piace di più. Quindi tornare all'uno a uno, secondo me è molto bello. Questo ridà naturalmente valore, perché l'unicità crea valore. E ci auguriamo anche la qualità del lavoro, però detto questo, il fatto che sei unico naturalmente ha un valore, ma ritornare ad avere un tipo di economia circolare sull'artista di questo tipo significa anche poter permettere all'artista poi di regalare, perché a quel punto il regalo diventa una scelta consapevole, non è una scelta Certo. promozionale, torna il valore del dono e questa secondo me è una cosa strepitosa.
Senti, da quello che tu dici, da questa storia che stai raccontando, si vede un atteggiamento di apertura, ma anche molto analitico rispetto a come la tecnologia sta cambiando il modo di produrre e fruire della musica. Cioè, si vede che ci ragioni tanto, anche sulle opportunità e sui limiti. E qual è il tuo atteggiamento, ad esempio, rispetto allo streaming? Cioè, il fatto che adesso siete tutti su Spotify e dintorni? Allora, è un atteggiamento laico, da musicista, o meglio, da appassionato di musica è una meraviglia, perché io che ascolterei la qualunque e non ho più il negoziante di dischi che mi aiuta o la rivista musicale che mi aiuta ad andare a cercare la mia bussola, il mio punto di riferimento, mi consente di ascoltare tutta la musica del mondo, questo è meraviglioso. Dal Però punto di vista di musicista, non è un'economia sostenibile, perché se lo streaming lo convertiamo sulle piattaforme a pagamento, per cui tu ascolti la mia canzone per più di 30 secondi e io ti pago 0,00021 centesimi. non Non è va. sostenibile. Questo naturalmente converte tutta la potenza di fuoco economica sui live, che però diventano ipertrofici economicamente. Quindi non è tutto sballato. Senti, ma c'è qualcos'altro che si può fare? Tu ci hai raccontato, ad esempio, gli NFT possono essere una fonte di ricavo o no? Probabilmente sì, non so se sarà la forma definitiva, perché se ci pensiamo, quando è arrivato il digitale, è partito con il CD, è arrivato il download e sembrava la fine della rivoluzione, in realtà il download non esiste praticamente più, quindi io credo che questi 20 anni di rivoluzione digitale siano ancora il segno per cui siamo in mezzo al guado. Siamo Io ancora a non ho metà, non siamo idea. alla fine. Senti, ci No, sono secondo me. piattaforme che consentono agli artisti di dialogare e anche di monetizzare il rapporto con i fan. Penso a Patreon. Hanno un senso? Hanno un senso per chi ha intenzione di fare quel tipo di rapporto. Io faccio un po' fatica a mercificare il rapporto con chi ha voglia di seguirmi. No, io non ce la faccio a chiamarli fan, che è una roba che mi fa Già brutto fan, già brutto fan. un po' senso. Proprio perché ho un'altra idea di musica. Però le economie servono, questo è un dato di fatto. È per quello che ritorniamo al discorso di dono. Secondo me, se io devo parlare con chi ha voglia di ascoltarmi, è bello regalargli il fatto di poter stare insieme e parlare e condividere le Poter cose. guadagnare in un altro modo. Ma da qualche parte l'economia deve esserci, perché questo è un mestiere di artigianato, di bottega, di passione, di cura, di visione, di visionarietà, che va comunque alimentato e coltivato. Tu E non insisti è che sempre noi. molto sul fatto che, tra l'altro, è il titolo anche di questo progetto, che per te la musica è arte, soprattutto, ancora prima che intrattenimento. Sì, perché non ha una fine, perché è una strada lunghissima senza obiettivo che finisce nel giorno in cui tu non hai più nulla da dire. Il problema è che per tanti, quando diventa sopravvivenza, invece che cercare qualcosa da dire, cerchi qualcosa da mangiare. Quindi comunque anche la tua capacità artistica diventa un pochino più artritica. Quindi io per questo vorrei, cioè, se riusciamo ad alimentare, è come alimentare un buon prato. Quindi serve comunque, Certo. serve l'acqua, serve un terreno fertile. La bellezza deve crescere da qualche parte. Non possiamo pretendere, come dire, che in un deserto nascano le meraviglie. Senti, ti ho visto qualche giorno fa, ti ho ascoltato, che hai suonato in un posto vicino al Piave, in un'abbazia. Oh, che posto meraviglioso! L'abbazia di Sant'Eustachio, che è stata l'abbazia in cui è stato scritto il Galateo, era un'abbazia benedettina del 500, rudere, che ha finito di essere tale bombardata nella prima guerra mondiale, perché all'anniversario della battaglia c'è stata una delle ultime battaglie prima dell'armistizio definitivo degli austriaci, e quindi era un posto veramente, è stato un posto in suonare, a parte che suonare dal vivo è bellissimo e quello Ecco, mi quello mancava ti volevo tanto. chiedere. È la prima volta dal vivo dopo più di un anno? È la prima volta dal vivo da novembre, dalla precedente chiusura. Ho avuto la fortuna e il privilegio di chiudere al Teatro dei Rinnovati a Siena, che è un teatro all'italiana delizioso. Ho aspettato 7 mesi e sembravano veramente un'eternità per ritornare sul palco adesso, e devo dire che è bello. Ma poi guarda, vedere la gratitudine mia sul palco, ma soprattutto delle persone che vengono con un'attitudine al concerto diversa, è bellissimo. Siamo più consapevoli e grati della meraviglia di stare a un concerto rispetto a prima, è vero? Cioè Sì. di ritrovarci con gli altri, di poter fare queste cose che prima davamo un po' per scontate. Sì, guarda, ho ricevuto tanti grazie,
non tanto per la serata, che mi auguro fosse piacevole, ma quanto per il fatto di aver riportato la gente a sedersi ad ascoltare la musica. E quello è bellissimo. Sì, c'è più consapevolezza. Spero non venga persa in fretta, perché poi sai che abbiamo una memoria molto, molto corta. Ma stai programmando quindi un'estate di grande rientro dal vivo o ancora prudente? No, stiamo programmando una bella estate, adesso giugno e settembre sarà col pianoforte e luglio-agosto sarà tutta con i Subsonica. Naturalmente sugli spazi grandi, le grandi capienze, ci sono tutte le limitazioni del caso, quindi per compensare la limitazione di posti faremo molte date, quindi sarà un'estate molto densa. Sì. Senti, sì, dove partite? Mi interessa, così prendiamo un po' di biglietti, da dove partite? Guarda, partiamo da Ferrara al 2 luglio e prima facciamo Macerata, quindi andiamo nelle Marche a salutare e poi facciamo una bellissima data di 20 minuti nelle Olie. Come di 20 una barca. 20 minuti? Andiamo 20 minuti nelle Olie a suonare su una barca in mezzo al mare e poi torniamo indietro. Quindi con tutte le barche intorno? Tutte le barche intorno? Ma bellissimo. Comunque un po' come i Duran Duran in Rio, mettila così. Non finisci mai di inventarti cose. Senti, facciamo un passo indietro di un anno. Come è stato? È stato un anno tremendo, si dice sempre, per i lavoratori dello spettacolo. No? L'altro giorno con Ernesto Assante siamo tornati a fare una cosa dal vivo a Roma al Teatro India e ne abbiamo parlato tanto. È stata una cosa, tra l'altro, bellissima anche per noi, no? Stare di nuovo su un palco, rivedere le persone, riascoltare la musica. Magia pura per noi è stata. E si parla sempre dei lavoratori dello spettacolo che sono stati un anno e mezzo praticamente senza guadagnare niente. Per un artista come tu, cosa hai fatto quest'anno e mezzo? Cioè hai inventato, creato, studiato, ne hai approfittato per fare altro? Cosa ti porti a casa di quest'anno e mezzo infinito di pandemia? Ho studiato, come hai detto tu, non ho inventato, però ho deciso di convertire il tempo di fermo in un tempo di riflessione, che poi mi ha portato a questo lavoro sugli NFT e in generale a rivalutare il concetto che la musica sia veramente arte. Devo dire che sono, ahimè, partito da questa epidemia di musica sui balconi, molto bella all'inizio, dopo un po' anche basta, ve lo dico con tutto il rispetto, però poi la musica vale tutta, vale sempre. Però poi ho pensato, diamo per scontato di avere sempre un supporto, uno strumento così potente come la musica. A quel punto dovremmo trattarlo meglio. Io sempre solo, questo è il mio tema, il mio leitmotiv, l'ho portato avanti, sto aprendo una piccola galleria d'arte in cui la mia musica è in pezzi unici, quindi vorrei veramente lavorare sotto questo punto di vista, perché ti dà una grande libertà, è anche un grande rischio, però ti dà una grande libertà. Cioè, la libertà di poter... d'arte dove esponi la musica? Corretto. A Torino? Quindi, a Torino apro questa piccola galleria d'arte in cui saranno pezzi unici, quindi se io faccio un disco e decido di fare un disco in mono su una bobina di registratore geloso e voglio metterla solo lì, l'opera d'arte è il disco dentro il suo nel geloso, prendi la bobina, il tuo geloso e te lo vai a ascoltare così, basta. Quello però è l'idea proprio di... non posso urlare più di tanto perché la mia voce, insomma, non è una voce da urlatore, quindi avevo bisogno di una chiave per riportare passione in quello che faccio. E io devo dire che nel mondo del pop sono felice. Alla fine suono in uno dei gruppi, posso dirlo, più fighi d'Italia. Sì, lo puoi dire. E quindi non, da solista, come si dice adesso, non ho velleità di classifica. Però rimane sempre, essendo bilancino, forse, velleità di circondarmi di cose belle e cercare di fare le cose più belle possibili. Senti, dal punto di vista musicale questo è sicuramente l'anno dei Maneskin, che è un anno di rottura anche dal punto di vista generazionale, forse anche dal punto di vista del tipo di musica. Tu che sei arrivato un po' prima e che li guardi come fratello maggiore, che cosa ne pensi di quest'anno? È un anno di svolta da un certo punto di vista? Cioè comunque vincere l'Eurovision è un fatto significativo anche per quanto valga. Sì, guarda, io credo che la musica, esattamente come la storia, viva di ondate, è proprio una sinusoide. Ci sono i momenti di alti, ci sono i momenti di bassi, i momenti di rivoluzione, quelli no. Gli anni 60 era la canzonetta bella, italiana. Bello. Gli anni 70 sono stati gli anni dell'impegno, sono arrivati gli album. Gli anni 80 sono stati di nuovo gli anni, la decade dei singoli estivi, festival, certo, bar, quel concetto. Gli anni 90 siamo arrivati noi, quindi tutta questa ondata di rock. Gli anni 0
sono stati abbastanza zero, possiamo dire che siamo riscesi di nuovo. Poi però è arrivato il nuovo indie, quindi la nuova canzone italiana, dai Cani a Brunoria, a chiunque ci venga in mente. Tanto. E quindi mi piace molto questa sinusoide, parte della vita. Quello di cui sono certo è che la musica non morirà mai, perché alla fine vedi sempre, è davvero uno strumento così connaturato all'essere umano, che ci sarà sempre musica, e dove c'è musica ci sarà musica utile, musica bella, musica brutta, ci sarà sempre. Quindi io sono molto contento che continui l'alternanza, perché comunque è uno stimolo per tutti. Senti, sei sempre stato sulla frontiera dell'innovazione. Io dico sempre, l'altro giorno il papà di internet, Windsurf, mi ha detto che il futuro lo costruiscono quelli insoddisfatti, che non sono quelli che si lamentano, ma quelli che pensano che le cose possono migliorare. E tu sei ottimista su questo momento dell'Italia così importante, così delicato anche? Io sono profondamente ottimista in maniera lucida, nel senso che allora non posso pensare di sopravvivere, voglio sempre svegliarmi pensando di poter vivere, quindi di prendere tutte le possibilità che ho, dove non ci sono cercare di crearmele. Mi rendo conto consapevolmente, anche da genitore ormai, essendo cresciuto, che può essere tanto faticoso. Abbiamo tanto bisogno di esempi intorno, perché questa è l'unica cosa che vedo. Alla fine, anche da genitore, comunque la cosa migliore che puoi fare non è tanto la lezione quanto l'esempio di come vivi la tua vita. Quello che mi rammarica molto è il fatto che quando è finita, per esempio, la prima ondata di pandemia, e eravamo tutti felici, tutti appunto tra sui balconi, abbracciati, e tutto, 2 minuti, tutto quel senso di empatia si è disgregato con una velocità assolutamente, neanche David Copperfield. Questo è grave. Se noi non riusciamo a imparare veramente il valore dell'empatia, a partire dal nostro vicino di casa, a partire dal buongiorno quando entriamo da qualche parte, senza parlare del traffico, che quello però diventa veramente complicato. Ma non posso non essere ottimista, perché amo quello che faccio, ho ancora la fortuna di farlo, non sono ancora soddisfatto, non ho ancora finito il percorso, sono un genitore, vivo in un contesto sociale, non posso permettermi di essere... Senti, mi hai citato in questa risposta 5 volte il fatto di essere genitore, lo sono anch'io ed è la cosa più importante che è accaduta nella mia vita. È vero che i ragazzi sono stati quelli che hanno pagato di più la pandemia, guardando la tua esperienza da genitore? Sì, e mettendomi nei loro panni non so veramente come hanno fatto, perché è vero che ci sono i telefoni che a modo loro hanno contribuito a tenerli in contatto. Penso per esempio alle mie, quante chat si sono fatte con la classe i pomeriggi a chiacchierare, però mi immagino proprio la parte del contatto fisico, anche solo del contatto di occhi, della comunità, quella è stata devastante. E peraltro non è il fatto che abbiano riaperto, il fatto che ti ha ridato l'anno che ti hanno tolto. Sono macerie che comunque ci andrà un po' a essere pulite. Lo considerano proprio un anno perso loro. Sì, guarda, lo è per noi che siamo grandi e l'abbiamo già vissuto, figurati per loro. Tra l'altro un anno in un'epoca in cui l'anno, come forse quello dei gatti e dei cani, vale 10, perché sì, sei magari tra i 10 e i 20, sì, è la tua esperienza. È vero. Il tempo dell'uomo che diventerai. Davide, ti lascio con una domanda super banale che faccio sempre alla fine. Se tu dovessi raccontare la tua idea di futuro, che cosa rappresenta per te il futuro? Che cos'è? Molto semplicemente il posto dove tutte le cose migliori possono essere possibili. È bellissimo. Sei un ottimista senza freni, diciamo. Sono un grande malinconico, però mi tengo stretta la malinconia, però mi alzo col sorriso. Bene. Senti, ti ringrazio. Allora noi ti possiamo riascoltare Subsonica dall'inizio di luglio? Assolutamente sì. Siamo in Ora fai un po' di cose da fuori. In giro un pochino di pianoforte, esatto, un pochino di pianoforte ed elettronica, gioco con le mie composizioni, poi torno sul palco. Mi raccomando, seguite l'asta di quest'opera che ha appena composto NFT e vediamo, poi avvisaci quando finisce, che la raccontiamo ovviamente. Assolutamente, molto volentieri, grazie dell'ospitalità. Buona estate, buon Riccardo, un abbraccio. Rivediamoci fuori da Zoom ovviamente, perché bisogna rivedersi al vivo. Magari, ma Dio voglia. Vediamoci sotto un palco, verremo a applaudire. Assolutamente sì. Ciao, ciao Davide.